Noi abbiamo realizzato un esempio di collaborazione con un'azienda privata che è IUSAP per la riqualificazione di alcune aree verdi del territorio. È stata un'esperienza che intendiamo ripetere e che entrerà un po' a far parte anche di un modello che vogliamo istituire, vista la sensibilità dimostrata da diverse aziende private sul tema dell'ambiente, quindi si va anche un po' a incentivare questa loro intervento sul campo del verde urbano. In questo caso abbiamo realizzato diverse aree, alcuni boschetti con finalità prevalentemente paesaggistiche, ma anche di mitigazione ambientale, di miglioramento della qualità dell'aria. Abbiamo riqualificato alcuni parchi giochi che sono stati anche rinnovati e in questo senso troveranno anche un miglioramento estetico e funzionale. E inoltre abbiamo attrezzato anche l'area sgambiamento cani, che è un'attività realizzata in questi ultimi giorni con la sua apertura. Inoltre stiamo anche sostituendo alcuni alberi demoliti, anzi questo sarà un passo successivo perché l'intervento che noi andiamo a presentare è un intervento parzialmente realizzato solo con le piante donate da IRSAP, che è stata la prima azienda che ci ha proposto questo tipo di attività. Successivamente ci saranno anche interventi del comune stesso che andranno a incrementare quella che è l'area verde del Battaglini, che attualmente è stato messo in sicurezza con l'abbattimento di alcuni alberi che avevano manifestato dei rischi e anche qualcuno di loro, c'era stato anche qualche schianto. E inoltre è stato fatto un intervento sulle scuole nell'area del Liceo Celio e anche qui inizierà vuole essere un atto simbolico di apertura verso un ragionamento anche di tipo didattico nei confronti degli studenti. E infine, l'ultimo ma non ultimo, è l'area della questura, dove per il momento abbiamo posizionato gli alberi donati da IRSAP, ma che andrà soggetta ad un ulteriore abbellimento con altri alberi anche di maggiori dimensioni che saranno forniti dal comune, che vorranno avere anche la funzione non solo di valorizzare il palazzo istituzionale della questura, ma anche una delle vie di accesso alla città.